Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Siamo arrivati alla fine di agosto e quindi, come di consuetudine, sono tornati anche i preferiti del mese. In questo mese di vacanza ho avuto modo di testare e provare alcuni brand, alcuni prodotti, alcuni dei quali vi ho mostrato anche magari le first reaction, sia negli shorts qui, ma anche su Instagram e TikTok. Mentre di alcuni li sto testando da qualche settimana e appunto non ve ne ho mai parlato, non li avete mai visti e quindi niente, eccomi qui a consigliarvi dei prodotti che sia per skincare, haircare o makeup che ho testato per voi. Questo mese di haircare ho soltanto due prodotti, quindi partiamo da questo. Il primo prodotto di cui voglio parlare è il Bamboo Cleanse di Pomelo, che è il loro shampoo secco. Pomelo mi ha inviato dei nuovi prodottini da testare, ve l'ho anticipato anche su Instagram e molti di questi me li avete consigliati voi, e alcuni di voi mi hanno consigliato di provare appunto questo shampoo secco, perché vedendo gli altri preferiti o comunque anche di quando vi ho parlato dei prodotti di Lush che amo, c'era lo shampoo secco in polvere, che è diverso appunto da quello spray perché uno, sprecate molto meno prodotto perché non è aria al 90% appunto del prodotto nel contenitore. Ma soprattutto fa bene all'ambiente ed è più comodo da utilizzare, a parer mio. Partendo dal fatto che Pomelo, questo qua è per i capelli chiari, ma c'è anche quello per i capelli scuri, per fare in modo che, ad esempio, se avete i capelli neri, come in questo caso, non vada a lasciarvi l'alone. Ovviamente questo qua io l'ho preso prima di decidere di fare i capelli neri, però non importa. La cosa che mi ha fatto dire, ok, questo è lo shampoo secco del secolo, è l'applicatore. Perché voi avete visto quello di Lush dove semplicemente lo andavo a passare nella spazzola e poi oppure tra le mani e poi andavo a passare tra i capelli e a rispazzolare per togliere l'eccesso e loro assorbivano tutto appunto il sebo dei capelli. Ma questo raga ha l'applicatore dell'anno, lo sto testando da pochissimo ma lo amo, a parte che vabbè è a base di argilla vulcanica quindi assorbe perfettamente, ne basta pochissimo e non avrete più appunto l'effetto lucido del capello. Ma raga, questo applicatore è pazzesco. Mettiamo che questa qua sia il rig dei nostri capelli, facendo tipo dei piccoli pump. Voi potete anche andare a farli più sostanziosi, diciamo. Facendo dei piccoli pump, che è la cosa che io vi consiglio di più, lo andiamo a fare lungo tutta la riga dei nostri capelli. Io faccio così e poi dopo vado a massaggiare, lui si assorbe dove c'è appunto sebo e va a sparire nel capello, dopo potete spazzolarlo. Ma trovo che l'idea di questo pump, dove potete farvi per bene la riga centrale dei capelli con pochissimo prodotto, è una genialata perché ci mettete un secondo. Ovviamente con Pomelo avete sempre il codice sconto, sia quello che vi toglie il 60% su tutto senza minimo di spesa, sia quello che vi toglie 100 euro spendendo minimo 140 euro, quindi da lì in poi spendete soltanto 40 euro e di lì via dicendo. Vi lascio qua sotto come sempre i link non solo al prodotto ma anche con i codici sconto se qualcuno di voi può servire. Secondo prodotto haircare è questa maschera che penso che Rosemary sia il brand, ma non vorrei sbagliarmi, che è chiamata Cold Brew. Ed è una maschera per lo scalpo dei capelli, per la radice. In questo caso io ho quella che va a fare tipo effetto seborregolatore con all'interno il carbone. Che cos'è? È una maschera che ho trovato alla Rinascente di Torino, poi non so se in tutte le Rinascenti, c'è tutto un angolo skincare, brand, makeup, etc., totalmente tema tipo coreano. E a Torino appunto ci sono anche tutto uno spazio di maschere in busta, di queste qua appunto penso sia un brand coreano, in questo caso anche per i capelli. Ho voluto provarla perché ho pensato che il formato fosse perfetto per portarmelo in viaggio. E il fatto che si chiamasse Cold Brew e che quindi vi promette un effetto fresco sul cuoio capelluto, ho pensato in questo periodo che fa ancora caldo, è perfetta. In questo caso questa maschera va fatta dopo lo shampoo, quindi voi andate a fare lo shampoo, massaggiate bene, risciacquate, lo andate ad applicare, lo tenete in posa 5 minuti e poi si va a dare una breve risciacquata e siete a posto. Diciamo che non va fatto un secondo lavaggio, va a fare un effetto veramente fresco sul capello e ho notato che me ne ha lasciati puliti per un sacco di giorni, appunto, nonostante il caldo, nonostante il fatto che abbia i capelli grassi. Secondo me è la svolta. Non so appunto se sia reperibile un po' ovunque, provo a cercarvela anche online eventualmente, però raga, se avete modo di provarla, io appunto ho provato questa qui nera, ma ce ne erano per altre tipologie di capello. Pazzesca, bellissima, mi è piaciuta da morire come effetto. Ultimo prodotto, diciamo, haircare, vabbè, lo vedete dentro il barattolino di Owai, ma non è lo spray di Owai. Questo spray qui è l'acqua con l'infuso al rosmarino, quello che dovrebbe andare a far crescere i capelli, che è diventato virale su TikTok. Vi ho fatto uno short a riguardo dove l'ho
cucinavo effettivamente, quindi per la ricetta magari ve lo lascio qua su nelle schede. Andatelo a recuperare perché dura veramente qualche minuto. E appunto l'infuso al rosmarino che ho fatto io. L'ho trasferito nello spray di Owai perché è perfetto appunto come applicatore. Lo vado ad applicare questa volta non solo, come vi ho detto durante il video, prima di andare a lavare i capelli, ma anche dopo averli lavati, prima di asciugarli, solo sulle radici, perché essendo rosmarino non va ad essere unto, è proprio acqua e rosmarino. Quindi in realtà appunto non lascia il capello unto, non va a darvi problemi, anzi. Lo trovo veramente top e mi lascia i capelli super profumati, quindi in realtà ve lo consiglio di provare questa ricettina virale, perché non lo so, trovo che sia veramente figa e non lo so, mi piace molto l'effetto, sono proud della mia ricetta. Passiamo alla skincare, dove ho un solo prodotto da mostrarvi. È il Pore Bright Serum di Face Theory. Face Theory è un brand skincare molto valido che costicchia, di cui ho parlato anche forse nello scorso preferiti del mese, dove stavo testando appunto i loro prodotti. Durante l'estate ho testato questo siero prima di andare a dormire. Ovviamente già dal nome si intuisce, però Pore Bright promette di andare a pulire a fondo i pori, lasciarvi la pelle bella illuminata, non lasciare segni, non far comparire l'acne, o comunque andare a disinfettare, a minimizzare il tutto, e va applicato prima della crema idratante. Io lo sto utilizzando prevalentemente la notte, non so se in realtà sia consigliato soltanto di notte o di giorno, però in realtà penso possiate usarlo sempre se utilizzate la crema solare, perché all'interno comunque ha acido glicolico, acido salicilico, ha la niacinamide, è proprio un siero non comedogenico, quindi va a fare proprio un film protettivo sul viso, secondo me è anche ottimo se poi vi truccate, per evitare appunto che i vostri pori si infettino con magari make-up o creme che appunto non sono proprio non comedogeniche, quindi magari tendono a farvi spuntare il brufoletto. Facilissimo da usare, tra l'altro se ne usa pochissimo, basta giusto due goccine, non è per niente appiccicoso, sembra acqua, è meraviglioso, mi è piaciuto tantissimo, veramente veramente un buonissimo prodotto. Qua sotto in descrizione vi lascio il link col codice sconto, che non me lo ricordo mai, però è un codice sconto del 30%, mi sembra. Quindi nulla, ve lo lascio qua sotto se siete interessati a provare Face Theory, che vi dico è un ottimo brand vegan e cruelty free, è validissimo. Passiamo al make-up, di cui ho qualche prodottino in più da mostrarvi del solito. Un prodotto top che ho potuto provare al TwitchCon di Amsterdam, diciamo prima ancora che uscisse ufficialmente in Europa, sono questi prodottini qua di NYX, che sono il Jumbo Lash e il Jumbo Eyeliner. Cosa sono, mi chiederete? Ovviamente vi ho fatto anche un tutorial, quindi andatevelo a beccare, ce l'avete sia negli shorts appunto che su Instagram e YouTube. Sono questo nuovo eyeliner di NYX in penna, super preciso, con la puntina in feltro. In questo caso purtroppo al momento c'è solo nero, spero lo faranno anche marrone perché io amo l'eyeliner marrone, però diciamo che è ottimo come colore per il suo finish. Ovvero è un eyeliner con particelle magnetiche che servono per attaccare le Jumbo Lash, che sono ciglia finte magnetiche, direttamente all'occhio senza colla, super facile, super veloce, perché si tolgono e si staccano senza alcun residuo, senza alcuna difficoltà, e durano circa fino a 15-20 utilizzi. Se in realtà le trattate con cura potete utilizzarle anche oltre. E nulla, voi andate a disegnare la vostra riga di eyeliner e poi in un secondo ci attaccate sopra le ciglia finte. Io lo trovo geniale. In questo caso quelle che vi voglio mostrarvi, queste ciglia, sono il modello Extension Clusters, che sono ciglia finte che, se notate, non sono una ciglia unica, super extra, ma sono ciuffetti. Quindi in realtà sono molto comode se volete, come piace a me ad esempio, magari solo metterle nella parte finale dell'occhio e quindi dare un effetto più cerbiattoso, oppure metterle anche nella parte inferiore dell'occhio, che io amo follemente. Se no appunto esistono modelli assolutamente super naturali, forse quello che vi mostro nello shorts dove lo provo per la prima volta, penso si chiamino Fringe Glam, e sono appunto effetto super naturale, ma sono veramente veramente belle. Non lo so, prodotto secondo me top per chi è negato con le ciglia finte. Altro prodotto must uscito dal web è il My Toy Boy di Diego Dalla Palma, che è questo mascara che ha fatto straparlare di sé, e appunto anche in questo caso vi ho fatto un reel a riguardo, che è un mascara che sembra un sex toy ed è fatto totalmente in silicone ipoallergenico, perché fa intendere che tu possa utilizzarlo anche per altre cose, non solo come mascara.
ci siamo capiti. Non solo è il mascara più lungo in commercio, la cosa mi fa volare perché è lungo 17 cm, ma secondo me è un mascara meraviglioso. Nel senso, non solo appunto per il suo secondo utilizzo, non l'ho provato in quel senso, non fraintendete, ma è un ottimo appunto, un ottimo mascara. Alla punta ha, diciamo, lancia, quindi alla parte, diciamo, in avanti un po' più strettina. Ma raga, ha un profumo misto tra il tiglio e il gelsomino, che secondo me è pazzesco, è uno dei miei profumi preferiti, è veramente buonissimo. Ma cosa secondo me super pro, non solo è nerissimo e va a definire molto bene le ciglia, ha questa, diciamo, questa promessa di aiutare a fortificare e far crescere le ciglia in 30 giorni. È veramente, veramente ottimo. Lui io l'ho reperito su Amazon, che molto spesso è in sconto, quindi in questo caso ve lo linko qua sotto. Costicchia, però secondo me è veramente, veramente valido, sia a livello di ingredienti che come prodotto proprio. Vi consiglio di provarlo. Prodotto sempre occhi è il Sweet Love Liquid Eyeshadow di Clio Makeup Shop. Il colore che ho io è Cherry Choc. Che cos'è? È un ombretto in crema che potete utilizzarlo sia come base per l'ombretto che come ombretto singolo, secondo me è meraviglioso. Mi sono innamorata di questo colore perché sulla pelle pallida come il mio ha questo finish grigio tortora lillino che è spaziale, nel senso che è leggermente caldo ma fa la sua porca figura. La cosa top di questo prodotto è che si fissa anche abbastanza in fretta, può essere sia un top, un pro che un contro, nel senso che lo applicate e andate a sfumare. Vi consiglio di fare un occhio per volta, metterne un po' per volta e piuttosto aggiungere prodotto e sfumarlo man mano, perché appunto si fissa molto in fretta e poi rimane lì. Quindi non sbava, non cola, ha una durata pazzesca. Costicchiano anche questi prodottini qua, ma io appunto l'ho provato perché la mia amica lo cercava il colore che voleva lei, che forse si chiama Cornetto, qualcosa del genere, e al Clio Makeup Shop di Torino è sempre esaurito. Ho detto, senti, fammene swatchare uno, vediamo. L'ho trovato appunto che li avevano appena restoccati. Sono stata fortunata perché mi sono innamorata di questo prodotto. Trovo che sia spaziale, non sono un amante degli ombretti liquidi, ma questo, perfetto. Prodottino invece labbra è questa After Sex di Nicole P. Cosmetics, che è la tinta labbra di Nicole Pallado del suo brand beauty. Questo qua è nel colore Naomi, che è anche il suo colore preferito, ma devo dire è anche il mio, non è quello che ho su attualmente. Non solo trovo che abbia un applicatore che è fantastico perché è strasottile ed è strafacile da stendere, molto liquido, ha una texture leggerissima, dura tutto il giorno, motivo per cui si chiama After Sex, diciamo che dura non solo durante tutto il giorno ma anche tutta la notte. È veramente un prodotto spaziale, ha pochi colori, so che si stava informando sulle stories per crearne altri, ma i colori che ha sono top. Questo qua è una specie di nude rosato con una punta di marroncino, vi giuro che è bellissimo, io personalmente lo adoro, anzi quello che avevo addosso alla fine del video precedente, quello dove vi mostro il nuovo colore di capelli, questo qua è il tinta labbra che avevo addosso in quel momento, spaziale. Ultimo prodotto, ma assolutamente non per importanza, ho testato le Cupid Arrow di Nabla, anzi ho testato la Cupid Arrow perché effettivamente non ne ho provate altro. Questa qua è la numero 3 e ha questo colore tipo mora, che è quello che ho su adesso per fare questo Siren Eyes, questo make-up. Ora che sono tornate di moda queste matite facilmente sfumabili e che si settano molto in fretta, ho voluto provare questi di Nabla, di cui adesso sono appena usciti un sacco di altri colori spaziali, tipo lilla, il panna, il rosino, voglio assolutamente provarle. Alcune di queste le ho trovate appunto in sconto in questi giorni qua, dei punti di sconto che ci sono su Amazon. Ho provato appunto questo colore qua più color mora, che secondo me con gli occhi verdi mi stava dio, poi ovviamente non voglio dire che, però è molto figa. È fumabile, è strasfumabile, super facile da usare, dura tutto il giorno. Purtroppo su Amazon c'è la vecchia collezione dove hanno principalmente il marroncino, il nero, il beige, però se appunto utilizzate la matita nera e ne cercate una facile da sfumare, questa qua è top. Ma questo colore, raga, mi sono follemente innamorata, se avete gli occhi verdi, raga, questa è perfetta. E nulla, anche questo mese siamo giunti alla fine dei miei preferiti del mese. Fatemi sapere quali di questi prodotti conoscevate già, quali siete curiosi di provare e se avete dei vostri prodotti preferiti del mese da consigliarmi di provare. Come sempre li leggo tutti quanti qua sotto nei commenti. Nell'info box trovate il link a tutti i prodotti, a tutti i codici sconto che posso reperirvi e trovarvi. Ma soprattutto
soprattutto trovate il link a tutti i miei social. E per il bottone iscriviti che trovi sempre qui, a voi non costa niente supportare con un commentino e un like, o un segui in questo caso, mentre per me vale tantissimo, quindi qua sotto trovate tutti i miei social. Noi ci vediamo in un prossimo video, vi mando un bacio grande e ciao!